Siamo con Rocco Toscani, raccontaci della tua azienda. Allora, è un'azienda stupenda, siamo a 3 km a nord di Bolgheri sulla costa toscana, a Casale Marittimo, in provincia di Pisa, una vigna di 12 ettari a 350 metri sul livello del mare, terreni molto ferrosi, un posto molto, molto speciale. Produciamo di base Syrah, poi abbiamo Cabernet Franc e poi abbiamo una piccola vigna di Teroldigo che uso solo nei base, che è un vino che non è prettamente toscano, viene più dal Trentino, ma l'abbiamo piantato in Toscana per la ragione per lavorare sul base, ecco, sui vini di base. E avete anche una bollicina, giusto? Sì, quest'anno siamo usciti con un nuovo metodo ancestrale di rosato di Syrah, molto, molto interessante, molto, molto fresca, una novità, nel senso, specialmente sulla nostra zona, sono l'unico che la fa. Qui. È importante anche molto l'immagine con cui presentate i vostri vini. C'è un'etichetta in particolare che mi ha colpito, nella quale si vede un piccione. Qual è la storia che c'è dietro? Allora, la storia è che quando ho lasciato il mio vecchio lavoro definitivamente, facendo una chiacchierata col nostro enologo, che è Attilio Pagli, lui mi ha detto: guarda, è molto semplice nel vino, se mi racconti dei tuoi figli mi fai innamorare, se mi racconti dei figli degli altri non è che mi colpisce più di tanto. Per cui sono partito, ho detto: va bene, faccio un vino che mi rappresenta in toto, cioè voglio veramente che racconti casa mia, quello che sono io, quello che sono anche le mie passioni, i miei interessi, le mie... Per cui io allevo i piccioni viaggiatori, i colombi viaggiatori, e faccio le gare con i colombi viaggiatori. È una cosa un po' strana, un po' antica, però sono quelli che si usava per mandare i messaggini, i famosi SMS dei tempi. E niente, il vino l'ho chiamato come i miei due figli, che si chiamano Luce e Romeo, per cui ho combinato i nomi. Per cui ho fatto veramente una cosa mia, unica, ho messo una mia foto di un mio piccione, il piccione più bravo che avevo in Colombaia. Per cui insomma è una cosa che sento molto, molto stretta a me, per cui, e infatti funziona, aveva ragione. Per chiudere, dacci qualche numero, quante bottiglie producete e quali sono i vostri mercati principali di riferimento? Allora, adesso siamo, quest'anno tocchiamo circa le 70.000 bottiglie, cresciamo in base a quello che sono le richieste, lavoriamo tantissimo in Germania, Svizzera, Stati Uniti, Giappone, Thailandia, adesso insomma paesi del nord, Norvegia, Russia, insomma si sta muovendo abbastanza bene. Gran parte del mercato ce l'ho all'estero, come penso tanti di noi produttori, diciamo che sono intorno all'80% all'estero. In Italia avevo una distribuzione prima, poi è caduta quella, sono ripartito, però adesso sto facendo tutto io, per cui la cosa è molto, è divertente, ma cerco di lavorare con gente che veramente mi appoggia il mio progetto, per cui deve veramente vendere quello che è il mio sogno, e quello che penso che sia il vino e quello che è l'azienda, e non stanno vendendo solo un nome, ecco, questa è una cosa che io ho sempre un po' evitato, per cui voglio che la gente che collabora con me creda in pieno nel progetto, per cui quelle sono persone difficili da trovare, per cui, però si trovano, ci sono, e si va avanti, si cresce, per cui i numeri stanno crescendo, per cui le cose vanno bene.